La corsa è un'attività di grande impatto che coinvolge muscoli e articolazioni di tutto il corpo ed il primo punto proprio di impatto sono i piedi. Stranamente però, quando facciamo esercizi di potenziamento, tendiamo a concentrarci sui grandi distretti muscolari, glutei, polpacci, quadricipiti. Invece è molto importante rafforzare anche i nostri piedi. Andiamo a vedere qualche esercizio. Sicuramente una cosa che rafforza tanto i nostri piedi è la camminata, ancor di più se fatta con scarpe minimaliste. Nel primo esercizio uniamo le dita dei piedi, poi cerchiamo di distenderle, spingendo con l'alluce verso terra. Manteniamo la posizione per 10 secondi e ripetiamo 10 volte. La seduta sui talloni. Sediamoci in questo modo sui talloni, permettendo alle dita di allungarsi. Una volta che siamo in posizione rilassata, spingiamo gli alluci verso il pavimento, pulsando, facendo dondolare delicatamente il corpo avanti e indietro. Manteniamo questa posizione per 30 secondi. Lo squat profondo, piedi e larghezza delle spalle leggermente rivolti in fuori. Andiamo in squat profondo e cerchiamo di mantenere la posizione per 30 secondi. Esercizio per la mobilità dei fianchi. Ci pieghiamo su un ginocchio e stendiamo l'altra gamba all'indietro. Manteniamo 30 secondi, poi cambiamo gamba e ripetiamo 5 volte. Ultimo esercizio sono saltelli sul posto. Cerchiamo di mantenere 180 salti al minuto, quindi 3 al secondo. Qui è importante appoggiare anche il tallone. Non dobbiamo fare un saltello eccessivamente di avampiede. Spero di esservi stato utile. Ora vi vedremo tutti con i piedi più forti. Alla prossima puntata e mi raccomando, sempre di corsa.